La storia di Francesca è una storia sicuramente di tristezza e di degrado che inizia a 7 anni quando la ragazza inizia a subire delle violenze da parte del padre, degli abusi e delle attenzioni da parte del padre. Prosegue nel corso degli anni, si aggrava ancora di più quando la ragazza scopre il suo essere omosessuale, cosa che non viene accettata dai genitori che incentivano ancora di più anche con questo movente episodi di abusi e di maltrattamenti nei confronti della ragazza. Però dall'altro lato è anche una storia di un grande coraggio, di una grande forza d'animo da parte di Francesca, che ha avuto la forza di denunciare tutto quello che è accaduto, di uscire da questo percorso di vita, di scegliere dopo momenti difficili della sua vita, nel quale anche ha pensato anche a gesti estremi, di uscire da questo percorso e di denunciare tutto e di avere il coraggio di dire apertamente che il suo percorso era un percorso per la vita, il suo percorso era un percorso per il riconoscimento dei suoi diritti civili e di quella che era la sua identità. Ancora abbiamo iniziato ieri il processo, abbiamo avuto ieri l'udienza preliminare, non erano presenti le parti all'udienza di ieri. L'udienza è stata un'udienza nella quale è stata accolta la richiesta di ammissione di parte civile da parte della mia assistita. Adesso il processo, l'udienza preliminare proseguirà a maggio e chiaramente dimostreremo, penso, nel corso del processo, anche sulla base degli atti e sulla base delle indagini che sono state svolte alla Procura della Repubblica, la responsabilità degli imputati. Adesso la ragazza sta facendo un percorso, sta cercando di ritrovare una propria serenità, una propria identità, di pensare anche a un suo futuro, anche lavorativo, occupazionale, e credo che appunto questa forza che ha dimostrato in questa scelta coraggiosa di denunciare sicuramente sarà una forza che le consentirà di continuare un percorso di vita quanto più sereno e quanto più integrato all'interno della società.